La cattedrale di Trani ora anche su una moneta d'argento. La città è così presente sulla moneta della serie Italia delle Arti con un valore nominale di 10 euro. Francesco Rossi ha sentito per noi l'arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo. È un importante riconoscimento, naturalmente ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi il fatto che nella prospettiva di valorizzare le eccellenze di un territorio per la Puglia sia stata scelta proprio la cattedrale di Trani. E per noi tutto questo, oltre che motivo di orgoglio, è certamente, se ce ne fosse bisogno, ulteriore stimolo nell'apprezzare queste bellezze e ricchezze del nostro patrimonio religioso, e anche uno stimolo nel cercare di valorizzarle sempre di più. La commissione tecnico-artistica presieduta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, insieme al Poligrafico e alla Zecca che coniano queste monete, ogni anno vanno a definire le monete che meglio raffigurano il patrimonio italiano attraverso una serie che si chiama Italia delle Arti. Nello specifico quest'anno sono state celebrate la regione della Toscana con la cattedrale di tutta la Piazza dei Miracoli, e per la Puglia è stata scelta giustamente la cattedrale di Trani come elemento simbolico. La Puglia è anche rappresentata nella monetazione italiana attraverso il Castello del Monte, che è presente nella moneta da 2 centesimi di euro, quindi la scelta della cattedrale di Trani è come monumento più rappresentativo della Puglia stessa. Cosa si aspetta da questa iniziativa? La Zecca sarà soddisfatta di raggiungere quale obiettivo? La Zecca è sicuramente soddisfatta del risultato della moneta. Come diciamo, in Italia è molto semplice realizzare delle piccole opere d'arte, dei piccoli capolavori attraverso le monete, e per le bellezze del patrimonio italiano che ci mette a disposizione, e anche per la bravura dei nostri incisori della zecca. Infatti la zecca italiana è tra le uniche al mondo che coniuga al proprio interno una combinazione unica di arte e tradizione ed innovazione, perché c'è proprio una struttura, un ufficio dedicato di artisti, dedicato all'incisione e alla realizzazione di queste monete. Quindi già la zecca ha ottenuto il suo risultato con una moneta di assoluto valore, e soprattutto si aspetta anche che dal territorio ci sia una risposta anche per una valorizzazione dello stesso e per un attaccamento ai valori che, insomma, abbiamo già riscontrato in altre circostanze e in altre occasioni.